Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro finalmente tutti i pacchetti che mi sono arrivati da AliExpress. Anche se mi manca qualche pacchetto, appena arriverà ve lo mostrerò. Allora, partiamo subito. Li vedete già aperti perché ho controllato che fossero i pacchi giusti. Anzi, fatemi sapere una cosa: se volete che appena arrivano li spacchetto e quindi vedete anche la mia reazione su Instagram, fatemelo sapere così faccio lo spacchettamento in diretta là e poi ve li mostro nel video. Allora, partiamo da quello che ho già scartato ed usato perché mi serviva. Questo pacchetto qui è molto grande ed è il primo che mi è arrivato praticamente, era tutto quello che dovevo comprare. E sono questi ganci qui che io ho comprato per un progettino che vedrete a breve sul canale, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, perché appunto sto organizzando il mio studio e quindi mi servivano tutti questi ganci qui per appendere tutto quello che volevo appendere al muro. Questi qua sono bianchi perché ho provato a tingerli perché la base era bianca, però con la vernice ho avuto un brutto risultato perché se ne sta praticamente già scollando e quindi comunque dovrei tingere anche gli altri, vediamo un po' cosa ne faccio. E questi sono altri ganci che in realtà non c'entrano niente, li ho messi qua dentro, però sono altri ganci di un'altra base che avevo già a casa. Altro pacchettino è questo qui. E sono questi due praticamente ganci che si mettono alla parete, ovviamente poi vi metto le fotografie da qualche parte, si mettono alla parete con l'adesivo, possono agganciare i coperchi o magari alcuni piatti, insomma li ho presi perché i coperchi non so ma dove devo metterli, se sono utili e se mantengono soprattutto ne prenderò degli altri. Invece il mio nuovo sfondo l'ho preso dalla Lidl. È un alpaca molto carino, o alpaca, non so come si dice. Poi, questa cosa ti aspettavo con ansia. Che cos'è? Adesso ti dico subito. Praticamente è un aggeggino che serve per poggiare la Beauty Blender, per truccarsi praticamente, perché ogni volta la butto così dove capita, invece volevo qualcosa per poggiarla. La terrò comunque non fuori in esposizione perché non mi sembra il caso che prenda tutta quanta la polvere, ma questo è utile soprattutto quando si lava la Beauty Blender, che non so ma dove devo poggiarla e quindi così almeno asciuga bene. Questo è molto carino. Poi abbiamo un pacchetto che ho preso da ottobre, praticamente l'avevo preso per il viaggio di nozze in Messico. In realtà non mi è mai arrivato. Ho chiesto il rimborso che mi hanno fatto e questo mese mi è arrivato. Bene. E l'avevo prese per dormire in aereo, senza sapere che poi quelli che ho preso, i kit che ho preso, vabbè, li sto trascinando in continuazione. I kit che ho preso dai cinesi, qua in negozio fisico, avevano già compreso tutto. Sia la mascherina, sia i tappi per le orecchie e sia il cuscino, quello da mettere dietro al collo per dormire. E quindi praticamente le ho prese inutilmente. In realtà le ho pagate tipo 60 centesimi, 80 centesimi, quindi non fa nulla. Ed errò magari per qualcos'altro. Poi, sento una cosa morbida. Belle, carine. Che carine! Queste sono due fresine, le chiamo io. Per prendere le cose calde dal forno o comunque le padelle anche, perché io ho quelle classiche in tessuto, però o si sporcano subito o comunque in forno mi bruciano lo stesso, cioè sono poco comode. Invece queste sono comodissime. No, vabbè, guardate che carine! Ovviamente blu perché le devo prendere per forza blu. Se non me li ricordo, vi lascio il link sempre giù nell'info box. Poi andiamo avanti, non ho più spazio. Questa è una cosa piccolina. Questo è vuoto. Ah sì, è vuoto questo perché è questo qui, praticamente. È un anellino a forma di zampetta rosa e soprattutto quello che interessava a me è che fosse regolabile. In effetti è regolabile perché a me, ragazzi, gli anelli con queste dita cicciotte non mi entrano. E quindi questo è abbastanza carino. Ho pagato 1 euro o qualcosa. Vediamo quanto mi durerà. Vedremo un pochino. Poi, altra bustina. Queste sono due, quando in realtà sarebbero tre, perché già la sto testando. E perché, ragazzi, devo aspettare di fare il video per fare tutti questi, per mettere insieme questi pacchetti. Ci ho voluto una vita, quindi almeno una l'ho dovuta utilizzare per vedere un po' com'era.
e sono le capsule, quelle lì riutilizzabili per la dolce gusto. Anzi, a proposito, se non avete visto il video del mio angolo caffè, ve lo lascio qui. E niente, quindi vi ho detto già nell'altro video che le capsule della dolce gusto sono abbastanza care, e quindi ho preso queste qui, ovviamente blu, era logico, nelle quali appunto va il caffè, va poi pressato e va appunto inserito nella macchinetta. L'ho già provato, devo dire che va alla perfezione. Il problema è che non sto ancora capendo la quantità di caffè che devo inserire, e soprattutto non ho nulla per pressarlo, quindi credo che il problema sia quello. Però il caffè esce relativamente bene anche con la schiumetta, e sto utilizzando il caffè Lo Spin, la Don Jarez, che penso che però cambierò perché non mi sta piacendo ultimamente. Poi andiamo avanti. Questo non so nemmeno cosa sia. Ah sì, questo qui serve per separare il tuorlo dall'albume, quindi ho preso questo perché è veramente è troppo carino. Poi per il prezzo che ha, cioè ragazzi, niente, proprio zero. Altro acquisto, anche questo lo aspettavo con ansia. Sapete bene che la mia cucina è piccolina, quindi ogni spazio è bene sistemarlo e organizzarlo. Questo, giustamente voi mi dite, che cacchio è? Giusto, che cacchio è? Questo è un poggia coperchio poggia mestoli. Il coperchio ogni volta, cioè sembra che faccio tipo, non lo so, una tarantella, non so ma dove devo metterlo ogni volta che lo tolgo per girare, per cucinare, per girare insomma nella pentola, non so ma dove devo mettere il coperchio, vado di qua, vado di là, vado di là, non si capisce. Quindi di conseguenza questo credo che sia un valido aiuto. Altro pacchettino che mi è arrivato, credo sia l'ultimo che mi doveva arrivare. I LED che devo mettere, ecco, con la presa USB, che devo mettere dietro la televisione per avere la luce la sera, perché sennò troppo scuro il soggiorno. E mi piace la lucina mentre vedo i film, se no insomma mi fanno male anche gli occhi. E sono credo 3 metri. Comunque vi lascio sempre giù nell'info box il link. Ragazzi, ho montato i LED, questa è la luce che fanno praticamente, e sono adesivi, non so se ve l'ho già detto, e li ho sistemati tutti quanti intorno alla TV in questo modo, e ho scoperto poi quando li ho aperti che sono 2 metri. Ok, vedete, è scuro perché ho spento la luce, e questa qui è praticamente la luce che fa. È abbastanza, diciamo, forte. Altro pacchettino, e mi sa che è l'ultimo di tutta la sfilza di cose che ho comprato in questi mesi. E qui c'è Mia che rompe le scatoline. Che c'è, amore? Che cosa vuoi vedere? Un pacchetto? Che c'è? Dai, forza, mi fare il video, eh? Sì, sì, va bene, mi vuoi bene. Allora, questo si capisce già che cos'è, perché è la penna. Eccola. È una penna bianca che io ho preso perché devo scrivere su delle etichette nere. Ho qui anche un pezzo di cartoncino nero, così posso provarla. Wow, che carina! È in gel, bellissima. Quindi, il video è finito. Vi ho mostrato tutto quanto quello che mi è arrivato, che ho preso in questi mesi. Spero che vi sia piaciuto. Se riesco vi lascio tutti quanti i link giù nell'info box. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!